ragazzi, io sono Aldo e bentornati in un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. In questo giorno di pioggia mi sono sentito particolarmente ispirato e ho deciso di parlarvi di un nuovo manga autoconclusivo che si va ad aggiungere alla collana Aiken della Bo Publishing. Sapete che la Bo Publishing ha creato questa collana stupenda di manga d'autore che in qualche modo si staccano dall'idea e dai temi ai quali siamo abituati. Sono dei manga molto di nicchia, degli autori che per la prima volta e non approdano sul mercato italiano con uno stile, con delle storie del tutto innovative e del tutto nuove. Quando ho letto l'annuncio del manga in questione, io sono andato in brodo di giuggiole, perché stiamo parlando di uno dei periodi storici che più amo in tutta la storia del Giappone. Uno dei periodi che ha segnato e ha fatto la storia per quanto riguarda gli usi, i costumi, gli abiti, le tradizioni. Sto parlando proprio del periodo del massimo sviluppo e splendore di Edo. Infatti oggi vi voglio parlare dei doni di Edo, di Koichi Masahara, prezzo di copertina di 7,90€, volume autoconclusivo composta all'incirca da 200 pagine. In queste nuove mini storie, in questi nuovi mini racconti che leggeremo, entreremo nei vicoli, nelle case, nelle abitazioni dei cittadini di Edo. Facciamo una piccolissima parentesi. Quando pensiamo a qualcosa ambientato durante il periodo storico, il periodo della città di Edo, pensiamo sempre a geisha e samurai. Invece no. In questa storia, in queste storie, leggeremo le avventure, le disavventure, le peripezie, la quotidianità delle persone umili, delle persone più comuni, ragazzini, madri di famiglia, fabbri, semplici apprendisti. E in qualche maniera scopriremo qual era la vita del tempo, scopriremo luci ed ombre. Avremo un'immagine a 360 gradi della particolarità, della bellezza e dell'incanto di quel periodo. Quindi la semplicità farà da padrona a questi racconti, che in qualche maniera alcuni saranno leggermente più soft, leggermente più tranquilli, saranno dolci, romantici, altri invece saranno decisamente più forti, più incisivi e in qualche maniera ripercorreranno la tradizione, il folklore, le leggende del periodo. Se dovessi paragonarlo a un titolo Bao che ho già letto, sicuramente lo paragonerei a Fiori di biscotto, un racconto dolce che in sé nasconde una profonda ricerca di se stessi all'interno proprio di questo contesto. La grande particolarità di questo titolo sono sicuramente i disegni e l'ambiente circostante. Preparatevi a vedere con i vostri occhi qualcosa di oggettivamente perfetto e oggettivamente attento ai particolari e ai dettagli. Quando parliamo del periodo storico giapponese, immaginiamo sempre qualcosa di perfetto, sempre molto minuzioso, ricco di particolari, ricco di dettagli. Ebbene sì, nel manga ci saranno tutti questi dettagli. Quando ci saranno le scene ambientate nelle case leggermente più ricche, potremo accorgerci della quantità di oggetti che ci circondano. E quando le storie invece saranno ambientate in luoghi un pochetto più umili, vedremo come il tutto cambierà. Una particolarità sono soprattutto gli indumenti. Gli indumenti sono super iper dettagliati, dal fermaglio al ferrettino e alla spada e la cintura, la particolarità della manica del kimono, i capelli. È davvero tutto ben studiato e tutto ben realizzato. Non nulla viene lasciato al caso. I disegni sono anche davvero molto particolari, i tratti femminili saranno molto dolci, molto sensuali, i tratti maschili invece, per quanto riguarda soprattutto i volti, saranno leggermente più squadrati, per dare un po' una marcatura, un senso un pochetto più forte, più incisivo al personaggio. Però verremo catapultati in qualcosa di realmente bello, cioè io mi sono sempre interfacciato a argomenti, a manga storici come Vagabond, La Wolf and Cub, e mi sono sempre innamorato di tutto ciò. E anche questo manga, anche i doni di Edo, ci trasporta e ci porta in questo mondo che
a noi è davvero molto lontano e ti dà comunque le basi per approfondire, ti dà la voglia di conoscere ancora di più, ti fa sentire affamato di sapere, ti dà il via per buttarti in questo mondo, buttarti a 360 gradi nella storia giapponese. Il manga è composto in questo modo, avrà questa sovracoperta colorata, e una volta tolto, questa sarà la copertina del manga. Una volta sfogliato le varie pagine, entreremo proprio nel mondo dei cittadini di Edo e ci accorgeremo della beltà che ci circonda, la beltà del quotidiano, la beltà delle piccole cose. Un aspetto che ancora una volta sottolineo, è un aspetto importantissimo, è l'ambiente circostante, la bellezza, la beltà di ciò che circonda i nostri protagonisti. Ci accorgeremo che nulla è lasciato al caso, che tutto è realmente ben studiato e ben definito, e preparatevi a rimanere a bocca aperta, perché ciò che vedremo è qualcosa di unico nel suo genere. Sicuramente ci troviamo dinanzi a un numero autoconclusivo che merita di essere recuperato per tutte quelle persone che come me amano il Giappone, ma anche verso chi si vuole interfacciare a questo mondo. Questo titolo ti dà le basi e ti fa venire fame di conoscere ancora di più il mondo, il periodo storico di Edo e tutto il mondo giapponese. È un titolo che è alla portata di tutti. Quando pensiamo sempre a qualcosa di prettamente giapponese, pensiamo sempre che sia dedicata a una casta, a oddio, non conosco il Giappone, non posso leggere questo manga. Invece no. Questo titolo è alla portata di tutti, anche a un pubblico leggermente più giovane, anzi secondo me è un ottimo modo per farli avvicinare a questa cultura, a questo mondo, a questo modo di vivere la quotidianità e la vita in un modo del tutto differente e soprattutto lontano dai nostri standard, perché verremo sommersi, verremo catapultati in queste storie che vi incanteranno, che vi lasceranno a bocca aperta, e una volta che chiuderete il titolo, chiuderete il manga, avrete finito di leggerlo, vi salirà una nostalgia unica. Se dovessi sintetizzare al meglio questo manga, lo farei in questo modo. Se la sai ascoltare, la città bisbiglia storia, nello scricchiolio degli assi di legno, nei rifoli di vento tra gli alberi, nello sciabordio dell'acqua sotto i ponti. Sono le storie delle anime che abitano l'antica Edo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate il titolo, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box troverete il link per acquistare questa piccola perla, questa piccola meraviglia e il link a tutti i miei vari social network. Vi ricordo anche di attivare la campanella per ricevere in tempo reale tutti i vari aggiornamenti del canale e di iscrivervi per supportare e sopportare tutte le mie recensioni e le mie passioni. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura e i doni di Edo vi salutano e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!